iniziare con una breve presentazione del poderoso curriculum vitae della dottoressa Chiodi, PhD in Scienze Politiche e Sociali presso l'Università Europea di Fiesole, Firenze, la laurea in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Milano, dirige l'osservatorio dal 2006. Dal 2003 al 2008 docente a contratto di storia e istituzioni dell'Europa orientale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna e ha insegnato in seguito in numerosi corsi universitari sia in Italia che all'estero. Ha curato vari volumi, coordinato progetti di ricerca e si interessa di società civile e di dinamiche sociali transnazionali, per cui davvero una qualificazione professionale veramente all'altezza dell'incarico importante che ricopre. Il titolo di questa odierna conversazione è Da Rovereto all'Europa, la Fondazione Campana dei Caduti e Osservatorio Balcani, una storia di 18 anni. Ed è un titolo che a mio avviso è sicuramente suggestivo perché riproduce questo percorso, questa tendenza della Campana dei Caduti ad essere non solo una entità profondamente radicata sul territorio, perché io ritengo e lo affermo continuamente che la Campana dei Caduti è prima di ogni altra considerazione un asset di Rovereto, della Val Lagarina e del Trentino, ma un asset che non è rinchiuso su se stesso, ma che ha una proiezione naturale verso l'esterno, verso l'Europa, verso gli altri continenti, verso New York e le Nazioni Unite, come è testimoniato dai due partenariati che sono in corso dal 2006 con il Consiglio d'Europa a Strasburgo e con il 2009 con le Nazioni Unite, con l'ECOSOC in particolare. Vorrei anche dire, e qui introduco una nota un po' più personale, che Balcani e Caucaso sono due entità territoriali sulle quali ho avuto io stesso maniera di esprimermi, anche se certamente non con la compiutezza e la, diciamo, concretezza della dottoressa Chiodi, in quanto sono stato alla fine degli anni 90 consigliere diplomatico presso la nostra rappresentanza diplomatica presso la NATO a Bruxelles e ho avuto così modo purtroppo di verificare di persona un periodo orribile dei Balcani, mi riferisco al 99, mi riferisco alla decisione di procedere a dei bombardamenti aerei per tentare di così bloccare quella pulizia etnica che una delle componenti locali stava compiendo a carico delle altre. Ed è stata un'esperienza molto, diciamo, formativa, ma anche molto pregnante. Credo che sia stata oltretutto anche purtroppo un'esperienza che abbia mostrato i limiti e dell'Unione Europea da una parte e delle Nazioni Unite dall'altra. Ricordiamoci le forze, diciamo, i caschi blu olandesi e soprattutto il fatto che la NATO abbia dovuto intervenire, almeno in un primo momento, al di fuori di qualsiasi legittimità internazionale che poi è stata, diciamo, conquistata in un secondo momento. Per cui un momento veramente molto molto delicato della storia dei Balcani e di qui l'importanza che ci sia su di essi, che ci fosse su di essi un monitoraggio attento, approfondito, in grado qualificato, in grado anche di controbilanciare le varie, diciamo, tendenze secessioniste o comunque nazionaliste. Per quanto concerne il Caucaso, il secondo ambito di competenza dell'osservatorio, brevemente vorrei ricordare che appunto l'Italia non aveva fino agli anni 2000, direi, una politica nazionale verso l'area caucasica, che era considerata come un qualcosa di piuttosto remoto e di qualcosa anche abbastanza secondario, e fu soltanto, diciamo, dagli anni 2000 in poi che il governo italiano cominciò, diciamo, attraverso missioni diplomatiche. Ricordo all'epoca la vice ministra Boniver, Margherita Boniver, che aveva appunto la delega per quest'area geografica, cominciò
ad occuparsene veramente. E devo dire anche con un certo successo, perché abbiamo ultimamente, cioè ultimamente già da qualche anno, tre ambasciate solidamente presenti nelle tre capitali, e i nostri, diciamo, intercambi, il nostro intercambio anche, diciamo, economico, oltre che politico, è sicuramente in ascesa. Per cui, ecco, questo ho aperto e chiuso rapidamente una mia parentesi personale, a sottolineare appunto anche l'interesse personale che riveste per me queste due aree geografiche e la curiosità chiaramente che ispira tra pochi minuti la redazione della dottoressa Chiodi. E vorrei terminare su una nota un po', come potrei dire, più leggera, se vogliamo, perché ho avuto modo di verificare da un semplice calcolo aritmetico che la presenza dell'osservatorio all'interno della fondazione è durata 18 anni, dal 1999 al 2017. Ora, 18 anni sono la maggiore età, e in ambienti meno, diciamo, potrei dire protettivi di quelli del Sud Europa, dove, diciamo, i ragazzi e le ragazze rimangono nel cocoon familiare più a lungo, nei paesi nordici a 18 anni si dice: bene, hai fatto quello che dovevi fare, adesso vedi un po' di mettertela prova. Questa è una battuta, e chiaramente apprezziamo, sappiamo tutti qual è appunto l'attività che anche al di fuori della campana dei caduti l'osservatorio ha compiuto dai giorni nostri, e di questo allora siamo ora desiderosi di apprendere qualcosa in più. Grazie, Prego. grazie ambasciatore, anch'io vorrei avere 18 anni, ma purtroppo ne ho qualcuno in più. E devo dire che mi ha molto emozionato l'invito della campana a tornare appunto nella casa materna e a ragionare su questa storia lunga di presenza di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa presso la campana dei caduti, e ragionando rispetto poi anche agli ultimi 3 anni, nei quali invece siamo diventati unità operativa, come anche lei ha accennato, del Centro per la Cooperazione Internazionale. Mi sono commossa nel ripensare a questi anni e devo dire che nel cercare di ragionare su quali aspetti mettere in luce di tutto questo lungo periodo, mi sono resa conto che è quasi impossibile da parte mia davvero fare giustizia di così tante esperienze e così tanto lavoro. Innanzitutto perché sono qui a rappresentare un gruppo di lavoro di molte persone. E di molti collaboratori esterni. E naturalmente ne darò uno sguardo del tutto personale, ciascuno di noi ha un'angolatura differente nel raccontare il lavoro svolto. Quello che cercherò appunto di riassumere alcuni degli aspetti importanti che mi sembra sia importante, sia necessario mettere in luce, anche in particolare della relazione tra noi e la campana. E nello sforzo di rispondere degnamente a questo invito che ci ha fatto così piacere, ho provato, ho scritto, ho prodotto una piccola presentazione che vi condivido immediatamente, nella quale, nella quale provo appunto a raccontare con un po' di immagini, se non altro, la nostra storia comune. La storia comune di 18 anni. Il primo documento che mostrerò, chiedo scusa, vediamo, sono incondiviso in schermo, quindi dovrebbe essere. Ah, naturalmente qualcosa. Eccoci qua. La prima schermata ci porta a uno dei documenti rintracciati dal collega Marco Abram in uno dei lavori di ricerca storica che abbiamo compiuto in questi anni e che si sforzava di ricostruire la storia della mobilitazione della società civile italiana a favore dei Balcani durante le guerre e nella fase successiva. Noi infatti nasciamo da questo humus culturale e come purtroppo io con questa lontananza di schermo fatico a ritrovare i testi che magari qualcuno di voi con uno
computer di fronte riuscirà a rintracciare. Quello che si racconta in questo documento, dei tanti che noi abbiamo raccolto per iscrivere questa storia che abbiamo pubblicato su una rivista italiana di storia contemporanea, appunto Italia Contemporanea, quello che ricordiamo è appunto l'esistenza di una mobilitazione civile di numerose migliaia di persone che durante gli anni della guerra portarono aiuto alle vittime civili dei conflitti della dissoluzione jugoslava, e che rimasero attivi nella fase della ricostruzione successiva. Da questa storia di solidarietà italiana molto forte, che è ancora vivace oggi e che ancora oggi produce iniziative di solidarietà in questo momento, in particolare intorno al tema della rotta balcanica, ma non soltanto, intorno a questa mobilitazione collettiva si concentra sul Trentino una proposta, una richiesta di produrre, appunto, di far nascere un osservatorio permanente per capire cosa succedeva nei Balcani, certo, per avere una consapevolezza mentre si portavano aiuti e mentre si aiutava la ricostruzione di quello che avveniva, di quello che era avvenuto, che in fondo si faceva così fatica a cogliere. Eravamo in un decennio, in teoria, di grande fiducia, di grande ricongiungimento dei due pezzi dell'Europa divisa, e i Balcani facevano eccezione, quindi ci si domandava il perché. Questo secondo documento invece è addirittura il documento ufficiale che attesta la nascita di questo osservatorio permanente, la nascita che deriva da una proposta che fece l'allora presidente del Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, forum che quest'anno compie 30 anni, che proponeva appunto nelle proprie attività dell'anno 2000 di far nascere questo osservatorio permanente sui Balcani per rispondere alla richiesta delle associazioni, delle organizzazioni italiane, trentine e italiane, e proponeva proprio di realizzare, far nascere questo osservatorio affidandolo alla Campana dei Caduti, un'istituzione storica trentina che aveva già negli anni precedenti accolto un'altra iniziativa che si chiamava ai tempi Università per la Pace, e che quindi sembrava, come poi si dimostrò, il luogo ideale per accogliere un progetto nuovo, un progetto che aveva una visione del mondo particolare, che era quella di mettere a servizio di questa istituzione nazionale, come era la Campana, a favore appunto di tutta la società civile italiana. Quindi ho richiamato l'esistenza della Campana, dell'esistenza della provincia autonoma che, attraverso, stimolata dal Forum Trentino per la Pace, chiede alla Campana di ospitare il nuovo progetto, e qui vedete il palazzo dove per 18 anni il comune di Rovereto scelse di accogliere, dando degli uffici all'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa per le proprie attività dei 18 anni successivi. Quindi va ricordato appunto la disponibilità del reggente Monti, che partecipa in prima persona, così mi hanno raccontato, che allora era stato iniziatore di questa idea, che era stato tra i protagonisti, quello che poi divenne consigliere provinciale, Michele Nardelli, che ricordava precisamente proprio la partecipazione dell'allora reggente alla Costituzione e alle prime iniziative che l'osservatorio metteva in campo. Teniamo presente che appunto si chiamava soltanto Osservatorio sui Balcani un tempo, e qua velocemente vi mostro alcune delle evoluzioni di quello che parte fin dall'inizio come un sito web, perché la mobilitazione della società civile italiana ai tempi utilizzava già gli strumenti che nascevano dal punto di vista della tecnologia. Si creavano newsletter, si sfruttavano gli strumenti che emergevano lentamente per potersi coordinare e dare quindi alla solidarietà internazionale strumenti di veloce attività. Quindi la nascita di Osservatorio non è mai, fin dall'inizio non è cartacea, è un sito, è un piccolo sito che fin dall'inizio ha
un'intuizione straordinaria, quella di dire: noi vogliamo conoscere i Balcani, come possiamo fare a conoscerli? Dobbiamo avere dei corrispondenti. La tecnologia ci permette con facilità di relazionarci con loro, studiosi, intellettuali, giornalisti, attivisti dei paesi dove operiamo. Possiamo quindi avere un dialogo costante con loro, pubblicare materiale che loro ci manderanno, adattandolo per il pubblico italiano, facilitando al pubblico italiano l'ascolto di voci e analisi che vengono dalla regione. Quindi innanzitutto mettendo la società civile italiana in ascolto, in rete, in correlazione con le controparti nella regione. Questa intuizione, qui è una delle foto, ricordo, a cui tutti siamo molto legati. Io allora non ero direttrice, facevo parte di quel gruppo che sosteneva appunto le attività di adattamento dei testi dei mandati dei corrispondenti per il pubblico italiano. Qui era una riunione che avvenne alla Varone, quindi siamo nei primi anni 2000, anche il comune di La Varone mette a disposizione per alcuni giorni degli spazi per poter consentire i nostri primi incontri, che allora si sentiva la necessità di fare ancora di persona, per poter dialogare insieme su come mettere in piedi questo sito web e dare a questo sito una sua vivacità. Naturalmente parliamo di un sito che evolve profondamente nel corso degli anni successivi. Questa è una nuova veste grafica, ma siamo ancora dentro l'osservatorio sui Balcani esclusivamente tali. L'intuizione dei corrispondenti rimane assolutamente chiave, centrale nell'attività ancora oggi, ed è la risorsa più straordinaria, se vogliamo, che mettiamo a disposizione del pubblico, perché per un verso ci siamo noi come analisti, ma anche è molto molto importante che a parlarci dei paesi che cerchiamo di seguire siano voci dal campo, spesso anche di italiani che risiedono, che conoscono la lingua, che ne hanno sviluppato una conoscenza approfondita, ma anche e soprattutto interlocutori locali. Il sito evolve, dicevo, qui siamo in una fase intermedia negli anni 2000, nei quali l'attività della cooperazione e il monitoraggio delle attività di cooperazione si concentrano in una sezione specifica del sito dedicata alla cooperazione internazionale, e avevamo già però iniziato a lavorare su Turchia e Caucaso. Abbiamo quindi allora un osservatorio Caucaso, anche lì inizialmente in una pagina a parte, per poi lentamente accorparsi in un'unica identità generale, appunto seguendo tanto i Balcani che il Caucaso, anche perché in quegli stessi anni il Caucaso era arrivato alle cronache, e di nuovo era stato il Forum Trentino a suggerire che, data la nostra conoscenza della regione balcanica, si provassero a cercare analoghi interlocutori nel Caucaso per poter capire fatti molto gravi come Beslan, una serie di eventi drammatici di politica internazionale che coinvolgevano anche appunto quella regione. Siamo ancora negli anni 2000. Arriviamo nel decennio successivo a introdurre anche l'ultimo pezzo della dicitura di un nome che diventa complicato e che insieme vuole rappresentare la complessità del lavoro che svolgiamo, e quindi unendo anche ai Balcani e al Caucaso il concetto di Transeuropa, iniziamo ad esprimere più compiutamente questa volontà di mettere in relazione, quindi di far conoscere, di conoscere, di stringere rapporti, e in particolare di sostenere la costruzione dell'Europa dal basso, che è fin dall'inizio l'obiettivo numero uno. Ci si è interessati di Balcani nella fase di ricostruzione, lei giustamente citava il 99 come anno chiave. Da lì in avanti ai Balcani viene promesso un futuro membri dell'Unione Europea, un futuro che in realtà nel tempo a oggi si concretizza soltanto rispetto alla nostra nascita, per la Croazia, che nel 2013 diventa l'ultimo Stato membro dell'Unione Europea. Tutti gli altri, i cosiddetti Balcani, i sei Balcani, restano in realtà in un limbo lunghissimo che ancora oggi non è chiaro che destinazione avrà. E in particolare per noi l'idea della costruzione dell'Europa dal basso è quella di sostenere il consolidamento democratico di questi paesi grazie a quel processo che anche negli anni 70 si era strutturato nei rapporti intraeuropei. Attraverso il processo di Helsinki c'era
c'erano i monitoraggi che si facevano del rispetto dei diritti umani tra paesi di qua e di là della cortina di ferro, e lo sforzo era proprio quello di dire ci controlliamo a vicenda per garantire rispetto alla tutela dei diritti umani e della libertà di espressione dove possibile, ai tempi naturalmente, mentre oggi quell'idea del monitoraggio, quell'idea del sostegno diventa il percorso di integrazione europea, quindi passi avanti nel dialogo con le istituzioni europee per aprire capitoli negoziali del grande cosiddetto acquis communautaire, cioè quell'insieme enorme di normative che l'Unione Europea nel frattempo ha sviluppato, che i paesi candidati devono integrare per poter dimostrare di essere all'altezza del processo di integrazione. Allora, il nostro sforzo quindi di Transeuropa è proprio quello, quindi appoggiare attraverso la riflessione, l'informazione, ma sempre di più anche tutta un'altra serie di strumenti, l'informazione, la ricerca, la divulgazione e la formazione, per fare in modo che questa Europa dal basso si riesca, si manifesti, cresca. Fin dall'inizio le iniziative che svolgiamo, no, qua è successo qualcosa che non doveva succedere, torniamo da questa parte, niente, non riusciamo a fare, chiedo scusa. Il lavoro che fino all'inizio si mette in piedi nel sito, intorno al sito, naturalmente il cuore, proprio perché è lo strumento più facile per le comunicazioni. Ci sono i corrispondenti, ma naturalmente ci siamo anche noi. Noi, che in questo caso sono due momenti di colleghi che si trovano sul campo a fare lavori di indagine, di giornalistica o di approfondimento. Di approfondimento sempre più multimediale, perché il web si accresce, diventa più articolato, e naturalmente però non ci dimentichiamo di uscire dal web, e fin dall'inizio ci sono grandi iniziative come quella dell'incontro sul Danubio. Nel 2002 in particolare si avvia una settimana di eventi con varie tappe intorno proprio alle grandi città del Danubio per far incontrare le due Europe, che spero che alcuni degli ascoltatori ricorderanno i momenti molto emozionanti di questo viaggio da Vienna a Belgrado, nel quale l'osservatorio si fa strumento di incontro anche per ascoltare grandi voci intellettuali, per dare occasione appunto di allacciare questi incontri e queste relazioni e consolidarle nel tempo. Ma i convegni si ripetono, ogni anno ci sono momenti significativi, importanti. Uno di questi nel 2007, e allora ero già diventata direttrice da un anno, è un convegno a cui siamo stati tutti molto legati, che era quello in cui si concentrano dei temi importanti su cui lavoriamo, che è quello dell'elaborazione del passato, perché per superare le guerre, per costruire una cultura di pace come voleva l'osservatorio permanente, cioè uscire dall'estemporaneo, diventare un'iniziativa duratura che consentisse la crescita di una cultura della pace, uno dei temi fondamentali è fare i conti col passato. E quindi cattive memorie, perché naturalmente alle spalle i Balcani avevano tante cattive memorie di varia natura, ma certamente quelle legate alle guerre nei Balcani. E qui vediamo l'allora reggente Alberto Robol, con il quale abbiamo passato il grosso degli anni dentro la campana dei caduti, in un evento che, come vedete nella sala principale del Colle di Miravalle, raccoglieva moltissima gente, anche numerosi personaggi di spicco. Devo andare a volo d'uccello, non posso raccontare tutti i dettagli, però appunto qui altre immagini di iniziative in varie città italiane, perché ci troviamo nei Balcani, ma l'atteggiamento e la volontà è sempre quella di divulgare, coinvolgendo in un dialogo permanente varie città, tra queste naturalmente Padova è una di quelle con cui Trento e la società civile trentina ha legami più solidi. Lo sforzo si rivolge anche a iniziative pubbliche di tipo culturale. Qui è un esempio legato all'incontro con uno dei famosi registi in un teatro di Bolzano, ma diciamo che le iniziative sul territorio non smettono di coinvolgere i festival, tutti i principali festival, dal cinema alla danza, ai musei, in iniziative congiunte dove i Balcani in qualche modo, il Caucaso o
la questione le questioni europee in particolare vengono alla luce. Questo è un evento organizzato con uno dei consiglieri, allora consigliere della reggenza, Ticò, che appunto rappresentava l'associazione Vittime Civili di Guerra, che ci teneva ad organizzare un evento a Sarajevo da noi facilitato per poter parlare di vittime civili di guerra anche partendo dall'esperienza che gli italiani avevano sviluppato dalla Seconda Guerra Mondiale in avanti. Lo sforzo in questo caso che si mostra con questa foto è quella di provare a portare le nostre riflessioni nel tempo anche presso le istituzioni nazionali, istituzioni quindi in questo caso la Camera dei Deputati, ma anche come dire in un continuo oscillare tra il locale, il nazionale e l'europeo. Questi sono tra tante occasioni nelle quali quando al Colle di Miravalle si issavano nuove bandiere abbiamo cercato numerose volte di essere presenti, in questo caso è l'iniziativa relativa alla bandiera dei Rom e Sinti, l'88esima bandiera, l'ultima alla quale abbiamo cercato di dare un contributo è stata invece quella georgiana poco tempo fa, la penultima bandiera, che 98esima bandiera al Colle di Miravalle. Qui invece un brevissimo video del quale vi mostro soltanto, chiedo scusa, un paio di istanti per dire siamo al decennale e l'osservatorio compie 10 anni e chiedo scusa il minor audio e ha questa massa di iniziative alle spalle. Nel giro dei 10 anni successivi, anzi 11, questi numeri esplodono e abbiamo quindi già allora una sensazione di avere una enorme potenzialità che riusciamo ad esprimere attraverso i vari strumenti che nel frattempo mettiamo in campo, da allora a oggi di strada ne abbiamo fatta veramente moltissima. A darci la possibilità e a dover ad essere ringraziato per primo è naturalmente, qua vediamo se riesco ad andare avanti, chi ci ha accolto, questo incubatore se vogliamo dire di impresa culturale, potremmo anche definirci in questo modo. Se vedete, questo è una menzione del lavoro di Osservatorio Balcani Caucaso sull'Economist, dove per la prima volta veniamo citati in una dei partenariati con un grande analista, Tim Giuda, che varie volte poi si mostrerà molto collaborativo nei nostri confronti partecipando alle iniziative congiunte. Qui invece, per esempio, al Parlamento Europeo, in un'iniziativa, una delle prime iniziative importanti, in questo caso col presidente dell'allora presidente del Parlamento Europeo Schulz, in una rete di attori che si occupano di libertà dei media in Europa, con la quale ancora oggi lavoriamo. Quindi sono 6 anni dopo questo incontro, questa rete di media o di soggetti che lavorano alla tutela dei media in Europa ci vede protagonisti insieme al Capofila, che è una realtà di Lipsia in Germania, con la quale lavoriamo allora, naturalmente come allora anche oggi, portando in particolare lo sguardo sui paesi che seguiamo. Resta il web lo strumento principe e quindi organizziamo, lo sfruttiamo fino in fondo, organizziamo dibattiti online. Fin dall'inizio naturalmente il nostro modus operandi ci vede regolarmente con le cuffie, ahimè, a parlarci in videoconferenza con colleghi sparpagliati in giro per la regione e in qualche modo ci troviamo pressati a non smettere di accogliere le opportunità che l'innovazione tecnologica ci dà. Quindi qui vi mostro una pagina Facebook, la nostra, ma è dei social network che utilizziamo nel giro di pochissimo tempo, dai 2000 cosiddetti follower, insomma simpatizzanti di 10 anni fa, abbiamo superato le 70.000 sui vari canali.
In realtà ci sono innovazioni anche dal punto di vista tecnologico, ma anche innovazioni politiche, o meglio cambiamenti, trasformazioni politiche molto grandi che in questi anni ci spingono a dirci bene, c'è ancora tanto lavoro che dobbiamo svolgere, non è solo un passato che riprendiamo. E quindi vi cito brevemente, naturalmente l'arrivo, il riprodursi di guerre. Tra queste qua è rappresentata quella... la guerra russo-georgiana del 2008, naturalmente ci siamo poi trovati a seguire quella che ha coinvolto l'Ucraina pochi anni dopo, e l'ultima di nuovo in Caucaso sul Nagorno-Karabakh. Proseguiamo, chiedo scusa velocemente, naturalmente tra i temi urgenti dei quali, sui quali portiamo l'interesse dei nostri lettori e della società civile italiana è naturalmente la tematica migratoria. Vi ricorderete tutti naturalmente che il picco del 2015 vede la politica europea allo stallo di fronte alla cosiddetta esplodere della cosiddetta rotta balcanica. La crisi migratoria porta nei Balcani 1 milione di persone a camminare sulle strade che un tempo erano quelle dei conflitti degli anni 90. In questa circostanza sempre di più non bastano gli strumenti che abbiamo messo in campo, serve capire il funzionamento dell'Unione Europea. E allora noi da allora abbiamo sempre più ampliato al Transeuropa, anche perché degli affari europei in quanto tali serve occuparsi, perché c'è da ricordare che nel frattempo l'Unione Europea firma un nuovo trattato, che è quello di Lisbona, nel quale l'Unione rafforza la propria integrazione. Siamo ancora in anni prima dell'euroscetticismo, anni di forte integrazione nei quali c'è la convinta volontà di mettere in campo politiche comuni, ma è proprio una di queste politiche, la politica migratoria, a dimostrarsi pochi anni dopo, appunto nel 2015, ad andare in tilt. Nel corso di pochi anni quindi cambia lo scenario internazionale, abbiamo la Russia che negli anni 90 non è in grado di agire rispetto ai conflitti nei Balcani e che invece oggi è un attore significativo, importante nelle relazioni internazionali. Abbiamo la Cina che diventa propone grossi investimenti anche nella regione, si prende il porto del Pireo in Grecia e quindi condiziona la politica europea da dentro. In qualche modo queste trasformazioni tecnologiche e politiche hanno anche dei risvolti diretti su di noi. A un certo punto ci troviamo vittime di un attacco informatico, in un momento un attacco informatico da ampia scala che paralizza, per chi se ne intende, di DOS, è un attacco informatico veramente significativo, paralizza il sito. Ci troviamo veramente a confronto con degli hacker anonimi che ci chiedono di togliere degli articoli dal portale. Noi lanciamo quindi un appello internazionale dicendo non siamo in grado di far fronte a questo attacco così significativo e non vogliamo in nessun modo cedere alla pressione censoria addirittura di sconosciuti, e quindi abbiamo la fortuna straordinaria di avere una società canadese che presta servizio gratuito a varie organizzazioni no profit in tutto il mondo, che si offre da allora ancora oggi di darci uno schermo a rischi del web. Ma i rischi del web sono numerosi, oltre a quello noi ci ritroviamo in difficoltà, perché alla crisi del paese si riflette dopo il 2011 una forte crisi economica che anche su di noi, quindi sull'investimento pubblico nei nostri confronti, ha delle conseguenze. Quindi a un certo punto ci ritroviamo dentro la campana dei caduti, cresciuti, diventati con una proiezione internazionale forte e insieme molto fragili dal punto di vista istituzionale o finanziario, chiedo scusa, e nella necessità di chiedere un sostegno ai nostri elettori, che in pochissimo tempo raggiungono 5.000 firme a nostro sostegno, per dire alla provincia autonoma: non lasciate per terra un progetto che ha ancora grande valore per
la realtà italiana. A questo punto non più solo le ONG che si adoperano nella solidarietà internazionale, ma anche i giornalisti, ma anche gli studiosi che hanno bisogno di materiale per le riflessioni intellettuali più forti, e anche di occasioni di incontro, perché la cosa fondamentale attraverso gli eventi, la formazione e la ricerca è quello di far dialogare soggetti diversi, quindi non limitandosi a un pubblico soltanto. La soluzione per noi è quella di aprire a numerosi progetti internazionali, mostrando ai nostri lettori, facendo conoscere ai nostri lettori meglio, per esempio, il funzionamento del processo decisionale europeo, perché se dobbiamo ragionare della rotta balcanica dobbiamo capire perché la politica comune di asilo non funziona. Come vedete, in questo progetto, per esempio, che abbiamo messo in campo con numerose realtà locali, vediamo se sono riuscita. Sì, ci tengo a farvi vedere giusto un istante di un intervento di un notissimo studioso trentino che velocissimamente, ricordando, noi parliamo in questo caso di un grande tema, che è quello che ci accomuna anche nella storia, che è quello della prima guerra mondiale, che in Trentino è stata così grave, e la riflessione allora è quella rispetto a mai più alla guerra, no? Un grande tema che si ripropone negli anni 90, visto le guerre che ci inseguono, è utile ritornare alla riflessione sulla prima guerra mondiale. E uno storico trentino coinvolto in questo progetto europeo che abbiamo realizzato noi, Antonelli, fa questo commento nel corso di un nostro vediamo se riesco a farlo partire. Secondo me questo slogan ancora mai più eccetera non è affatto vecchio. Bisogna continuamente, come dire, metterlo in campo e rinnovarlo, certo, forse con altri strumenti, con altra, e però con rinnovata passione. Ma anche il fatto. Allora, con questa frase così pregnante volevo ritornare sul fatto che appunto è un progetto che ci vede protagonisti, che vede le scuole del Trentino coinvolte, che vede lo studioso, e che ci ricorda che bisogna con rinnovato slancio ragionare per provarci ancora una volta a far sì che non si tratti di retorica, ma di un impegno, una riflessione importante confermare regolarmente. Noi ci proviamo, mi avvio alla conclusione, sempre più spesso in queste grandi reti europee. Questa è una delle reti su cui lavoriamo in un progetto recente per parlare di affari europei attraverso i dati, e questi sono i partner con cui in questo, tra i vari, siamo 13 progetti in corso in questo momento, ci troviamo attivi, e vedete che si tratta di realtà internazionali importanti. E quindi parlare di affari europei, capire il processo decisionale, si collega a tutto uno sforzo di ragionare su di noi approfondito e non da soli, no? In una trans-Europa. Questi invece per un altro progetto, per esempio, invece sono le università con cui collaboriamo, ma potrei mostrarvi numerose schermate con partnership o accordi con società civile e via discorrendo. Non smettiamo di produrre riflessioni anche dal punto di vista appunto accademico, e una sola ci tengo a mostrarvela, delle recenti, che è stata frutto del lavoro di uno dei colleghi, ma appunto vi ricordo che quindi ci siamo messi a lavorare in tema generale su un grande tema delle notizie false o della disinformazione e dei rischi che la democrazia sta correndo in questo momento. E chiudo con un ultimo lavoro, questo che l'ECOSOC, di cui
a cui partecipa la campana, andammo la prima volta che la campana ebbe occasione di andare a New York, andammo accompagnando, ci fu osservatorio accanto a, alla campana, o meglio la campana portò osservatorio a, a New York, alla riunione dell'Ecosoc. Recentemente proprio l'Ecosoc ci ha scritto per dire che utilizzava i nostri materiali, e qui si tratta di un lavoro che abbiamo realizzato sui treni, le connessioni ferroviarie in Europa, per mostrare in particolare come nei Balcani queste connessioni non ci siano e come siano isolate. Quindi per noi è fonte di grande orgoglio l'idea che appunto il nostro lavoro venga sfruttato da istituzioni importanti. Diciamo che, ribadisco, è quasi impossibile coprire lo spettro delle attività e delle iniziative. Oggi siamo questa cosa, siamo il Centro per la Cooperazione Internazionale, siamo ancora oggi supportati dalla Campana dei Caduti, che insieme all'Università di Trento, il Comune di Rovereto di Trento e la Provincia Autonoma sono i soci del Centro per la Cooperazione Internazionale, di cui siamo unità operativa, e in senso lato, insieme a tutte queste regioni e tematiche di cui ci occupiamo, continuiamo, crediamo, con un sostegno sempre maggiore da parte delle istituzioni europee, dentro partenariati internazionali, crediamo di tenere viva quello spirito iniziale di costruire ponti nel nostro continente. Grazie. Grazie, dottoressa Chiodi, per questa esposizione che è stata tanto dettagliata e tanto importante sul piano della sostanza, quanto appassionante anche su quello della forma. Si capisce benissimo qual è la sua partecipazione, qual è il suo coinvolgimento anche dal punto di vista personale in una attività che la vede, diciamo, protagonista da moltissimi anni, se ho ben capito dal 2007, nella sua veste attuale appunto di direttrice scientifica. Io, prima di lasciare la parola, poi vedremo se ci sono appunto richieste di domande, ne avrei, diciamo, avvalendomi della mia opportunità di essere qui vicino a lei, diciamo, le avrei due che non sono collegate tra di loro, però in qualche maniera credo che possano essere trattate congiuntamente. La prima riguarda, lei ne ha accennato brevemente, i rapporti dell'osservatorio con la Federazione Russa, perché è pur vero che la Federazione Russa nominalmente non è uno stato balcanico, nominalmente non è uno stato caucasico, ma è una sorta di invitato di pietra, diciamo, in entrambe le regioni. E se non altro per i fatti che lei ha citato del 2008 per quanto concerne la Georgia, e più recentemente nel 2014 e per quanto concerne invece la Crimea ed il Donbass. Ecco, volevo chiedere qual era, come posso dire, l'accettazione dell'attività dell'osservatorio nei media, lasciamo perdere la classe politica che sappiamo essere appunto piuttosto monolitica da questo punto di vista, ma diciamo i media e l'opinione pubblica russa, diciamo, verso l'attività dell'osservatorio, ammesso appunto che ci sia una specifica presa di posizione. La seconda domanda, che non è collegata con la prima, concerne la vostra percezione sull'atteggiamento, diciamo, delle popolazioni dei sei paesi balcanici, che sono lato sensu pronti all'adesione, anche se ovviamente occorrono ancora parecchi passi che questi paesi devono compiere, perché non c'è dubbio che rispetto a forse l'euforia, forse eccessiva di qualche anno fa, un rallentamento generalizzato si è sicuramente creato, nel senso che la percezione di un'Europa, di un'Unione Europea costantemente in fase di espansione ha lasciato posto ad una maggior prudenza e anzi ad una preoccupazione che in alcuni casi non si creino, diciamo, fratture già all'interno, come ahimè accaduto nel caso della Brexit. Ecco, un po' queste sua valutazione su queste due, diciamo, domande, le sarei appunto grato per averle.
Allora, diciamo che nonostante lo sforzo, le ambizioni, non credo di siamo ancora riusciti ad essere così influenti da farci prendere sul serio dai media russi. In generale la Russia, penso anche con i social network, è molto autocentrata, quindi usano canali paralleli, insomma i contatti non sono così semplici né così naturali, mettiamo in questo caso. Noi lavoriamo, attualmente è molto più difficile lavorare nei paesi autoritari, quindi lavorare nei Balcani è più semplice, lavorare in Caucaso già è molto difficile, dentro i paesi caucasici più autoritario il paese, per esempio l'Azerbaigian, almeno è facile avere corrispondenti disponibili a lavorare per te perché i rischi sono grossi. Quindi il Caucaso del Nord russo, che è una zona anche che è quella che seguiamo di più del territorio russo in quanto tale, non è un posto dove riusciamo ad andare, quindi lavoriamo con partner russi che, o della regione che scrivono di queste, che hanno la possibilità di muoversi, e con questi spesso traduciamo i loro materiali, quindi diciamo che sono loro che possono avere una certa visibilità piuttosto rispetto a noi. Noi quindi se dovessimo avere la possibilità di andare in futuro, potremmo nel tempo, ma appunto adesso è più intermediato attraverso appunto OSI Media, che riusciamo a dare uno sguardo su queste regioni. In generale, insomma, sono paesi molto grandi, quindi la stampa internazionale conta su un paese piccolo come l'Albania, conta già meno sulla Serbia, per esempio, che a sua volta ha legami forti con la Russia, ma non necessariamente ha bisogno di sentirsi così condizionata da fuori, o meglio, pensa di poterlo non essere, di gestirsi meglio la pressione esterna. Quindi diciamo che noi in qualche modo contribuiamo e soprattutto cerchiamo di formare l'opinione pubblica dei paesi di appartenenza nostra, dell'Unione Europea, verso questi paesi, perché il processo di integrazione europea o le relazioni politico-diplomatiche europee verso di loro vadano in una direzione che per noi è appunto relativa ai diritti umani, pace, libertà dei media, democrazia, che sono, come dire, i pilastri del nostro lavoro, delle nostre aspirazioni, per lo stimolo a che dall'esterno si dia una mano al consolidamento democratico. E quindi è più probabile, come succede, che 400-500 volte l'anno ci riprendano media dell'Europa occidentale. È molto difficile pensare di essere ripresi da quelli russi. Non escludo poi che dovessimo un giorno superare questa perenne crisi finanziaria, potessimo essere così forti da avere un'influenza su di loro. Ce l'ha forse il Financial Times, forse, ma non per forza nemmeno, certo, solo l'opinione pubblica in, certo, particolare. Se guardiamo invece alle popolazioni balcaniche e il rapporto con l'UE, insomma, il processo di integrazione oggi è reso difficile anche dalle influenze esterne, no? La Russia gioca un ruolo nei Balcani, un ruolo spesso appunto nei quali alcuni paesi come la Serbia cercano di in qualche modo bilanciare la propria subordinazione o rapporti di forza sbilanciati nei nostri confronti, utilizzando le relazioni forti con lo spazio dell'ortodossia slava e in particolare naturalmente con Mosca. Banalmente nella fase attuale relativa alla crisi pandemica, l'Unione Europea ha sempre esitato sulle politiche da adottare nei confronti dei Balcani, arrivando sempre un po' troppo in ritardo, un po' dopo, per esempio nella condivisione dei vaccini, per esempio, o del sostegno economico alla gestione della crisi, e su questo si è infilata la Russia, così come la Cina, il paese che sembra vincente è proprio il paese che meglio ha saputo gestirsi i rapporti con Mosca, cioè la Serbia, che ha vaccinato una fetta abbastanza consistente della popolazione e che ha molti vaccini a disposizione, per cui tanti del paese vicino vanno a vaccinarsi dalla Serbia, naturalmente. Ora, questo naturalmente, questa è come dire, geopolitica, no? La Russia non ha vaccinato il grosso della propria popolazione, ma utilizza i vaccini nella politica estera, e quindi sembra che sembra vincente. Noi come Unione Europea siamo sempre in questo meccanismo complesso, articolato, di presa delle decisioni, lento, e quindi arriviamo sempre un po' dopo, e quindi adesso poi con il sovranismo rampante l'idea naturalmente è quella
quella di dire prima i nostri cittadini, con un'ottica che naturalmente nel caso di un enclave, come ormai sono diventati i Balcani, è un po' cieca, perché abbiamo un'area geografica in mezzo allo spazio europeo e da cui tra l'altro arrivano tanti tanti cittadini, queste popolazioni balcaniche emigrano ancora in maniera significativa perché le condizioni politiche economiche non sono ancora favorevoli. Quindi lo stallo di questo processo di integrazione europea si riflette negativamente anche rispetto alla volontà della popolazione di restare. Del resto, anche l'Italia non è un paese che non esporti forza lavoro, anzi spesso la forza lavoro qualificata, perché la difficoltà del nostro paese non consente l'attrazione di il mantenimento dei cervelli cosiddetti che emigrano. Dopodiché il processo di integrazione europea è reso difficile anche dalle turbulenze interne di questi paesi. Ci sono effettivamente tendenze autoritarie che si sono viste anche nei paesi già diventati membri. È tema costante della politica europea il dirsi le derive autoritarie di alcuni paesi stanno minacciando l'insieme del un giorno con una certa frequenza si dimostrano fragili dal punto di vista istituzionale e facili al conflitto politico estremo, comunque intolleranti rispetto al compromesso e dove addirittura ci sono stati scandali su tracciamento dati, raccolta della violazione della privacy di cittadini allo scopo di controllare i loro esiti elettorali. Insomma, in un contesto nel quale i principi democratici non riescono a rendersi solidi, ovviamente si prestano alle critiche esterne di chi dice non è il caso di farli procedere nel processo di integrazione europea. In realtà è un processo lungo, sono tanti capitoli negoziali, sono anni di negoziati, per cui favorirlo, questo processo lungo, aiuterebbe il consolidamento democratico. Questa è la nostra argomentazione. Più li lasciamo in balia di conflitti anche di tipo bilaterale. Adesso l'ultima questione riguarda i rapporti tra Bulgaria, che è un paese membro, e la Macedonia, che invece è un paese candidato. Non si aprono i negoziati, non si comincia a discutere di cose concrete, perché la Bulgaria accampa questioni ideologiche sulla identità culturale del paese vicino. Insomma, l'Unione Europea in quanto tale è attraversata da frizioni e tensioni che si riflettono sul processo di integrazione, che a sua volta ha ricadute negative sulla stabilizzazione politico-istituzionale della regione. Dall'esterno forze notevoli come la Russia e la Cina in particolare, ma anche la Turchia, finiscono per indebolire l'Unione Europea da dentro o su una delle politiche chiave della politica estera europea stessa. D'accordo, ringrazio molto. Dottoressa, c'è una domanda, vuole andare sì, direttamente lei a vedere? C'è il signor Ambrogio Monetti che ci ricorda come all'inizio si fosse interessato dell'osservatorio all'inizio, fosse parte di chi l'aveva in qualche modo spinto all'inizio, e anche dopo i cantieri di Pace a Mestre, insieme al citato Nardelli e altri soggetti della società civile italiana, spinse per la nascita anche nei Balcani di un'altra iniziativa di media indipendenti che si chiamava One World Hivos. Abbiamo lungamente collaborato con One World, negli ultimi anni ci siamo un po' persi, penso più per vicende personali di chi qua e là si trovava a barcamenarsi con i grandi problemi finanziari a cui ho solo accennato, ma che comunque hanno condizionato e continuano a condizionare la capacità operativa di noi membri. Stimolata da questo intervento, magari al più presto proveremo a farci vivi con, in questo caso era Valentina Pellitzer che un tempo guidava Unimondo One World, e vedere che cosa sta succedendo. Con Unimondo in quanto tale invece sì, la collaborazione è sempre viva, ci scambiamo materiali, copriamo Unimondo copre l'intero pianeta, non soltanto un'area europea, e quindi certo, in qualche modo siamo compatibili, o meglio ci compensiamo. Ecco. Altre, mi rivolgo ai nostri ascoltatori, se ci sono altre domande, questo è il momento per farle, perché il nostro tempo sta per scadere. Ci siamo proposti di stare entro l'ora e direi che ci stiamo riuscendo per adesso, però lo spazio di una o due domande, soprattutto le domande brevi, può restare.
Altrimenti ne avrei una io, di nuovo, la mia curiosità non conosce limiti. Anche la mia, limiti, purtroppo. Allora, non vedo apparire altre domande, ne approfitto io. Nella, ritornando sempre al discorso dei paesi aspiranti, possiamo fare un po' anche se mi rendo conto non è facilissimo, anche perché il processo, come hai giustamente ricordato, non è un processo che si concluderà domani, ma richiederà parecchi anni. Possiamo fare il giro d'Italia su chi al momento ha più chance? Allora, diciamo che quelli che ne hanno di meno, non è sorprendente, sono quelli che hanno vissuto la guerra in maniera praticamente dura, e quindi la Bosnia e il Kosovo sono entrambi ancora non ufficialmente candidati, ma solo potenziali candidati, sono ancora uno stadio negoziale candidatura. E naturalmente il Kosovo poi paga lo scotto di non essere riconosciuto da 5 stati membri dell'Unione, certo, Europea stessa, certo. È quindi una situazione praticamente delicata, e la Bosnia è divisa, appunto influenza negativamente dall'esterno, in particolare la Russia spinge sempre perché in qualche modo il paese non si consolidi, ma le spinte negative su il continuo tirare i pezzetti del paese a pezzetti in queste ultime settimane si sono rinnovati da parte anche di stati membri, e è stato veramente inquietante vedere la nascita di nuove teorie più o meno cospirative, per il quale appunto si discute da settimane di cosiddetti non paper o di posizioni non ufficiali o ufficiose di paesi come la Slovenia e la Croazia a favore di politiche che tenderebbero in qualche modo a mettere in discussione la Bosnia stessa. Ma addirittura anni fa si era parlato, nel caso del Kosovo, invece di cambiamento, di spostamento di territori con la Serbia, quindi purtroppo a ripetizione i due paesi più deboli sono colpiti da politiche diplomatiche, diplomazie europee ancora non consapevoli della gravità di quello che questo comporterebbe. Più avanti invece naturalmente sono la Serbia, che è un paese che interessa moltissimo perché di tutti è il paese più grosso, con più prospettive anche dal punto di vista economico, che interessano quindi gli investitori occidentali, gli altri sono tutti paesi molto piccoli, e il Montenegro perché ha cominciato prima l'apertura dei capitoli negoziali, ne ha tanti aperti, quasi nessuno chiuso. E quindi si aprono i capitoli, però ci si rende conto che poi il paese in realtà non è in grado di mantenere promesse, quindi la chiusura dei capitoli, cioè quindi passi avanti significativi, non si avverano. E Montenegro all'inizio serviva un po' per dire il processo va avanti, sembrava lo scolaro più serio della classe, in realtà per tanti anni, per 30 anni è stato governato da una sola coalizione, adesso da poco tempo ha cambiato il governo, nell'ultimo anno, anno e mezzo, ci sono scenari di una certa alternanza politica che fa bene alla democrazia, come ben sappiamo, e quindi potenzialmente farà bene al paese, anche se naturalmente c'è sempre paura delle alternanze politiche, che si teme sempre possano andare in direzione contraria. E poi ci sono l'Albania e la Macedonia del Nord, che sono invece paesi candidati, e si aspetta l'apertura di una conferenza intergovernativa per dare il via ai negoziati. E questa conferenza non parte da tanti mesi, ormai più di un anno, e come accennavo prima, l'ultimo ostacolo che si pone a questa apertura è la Bulgaria. Quindi un singolo interesse bilaterale, anche piuttosto ottuso, diceva il mio collega che lavora dalla Bulgaria, che peraltro nel paese nemmeno se ne parla, per cui non è che i bulgari siano infervorati dei destini della Macedonia del Nord. Ciò nonostante, nella dinamica politica europea, la Bulgaria con un governo debole e sempre sotto i riflettori perché è problematico dal punto di vista rispetto della democrazia, non parliamo della gravità con la quale gestisce la libertà dei media, questo paese si permette di ostacolare e passi avanti. Molti altri paesi europei si nascondono poi dietro i cattivi della classe, no? Quindi è facile dire ma in fondo sono loro, così non mi devo prendere la briga di ragionare. L'ultimi paesi importanti, diciamo che tra i paesi importanti che sostengono ancora con una certa convinzione l'allargamento, ci sono
c'è la Germania. L'Italia spesso fa dichiarazioni in questo senso, non sempre poi si riesce a dare seguito attivo perché appunto il nostro non è un paese abbastanza forte internamente per le questioni nostre. Mentre la Francia è il paese che più ha tirato indietro in questi ultimi tempi, con giustificazioni quali l'opinione pubblica francese non è pronta a nuovi allargamenti, e lì la giustificazione è quella delle derive autoritarie di Ungheria e Polonia in particolare, ma ultimamente con un certo sospetto anche rispetto ad altri paesi dell'Europa centrale, nell'indicazione che se ci allarghiamo a 33, nel senso che da 27 attuali prendessimo tutti gli altri 6 balcanici, diventerebbe ingestibile il tutto e servirebbe quindi riformare. Ma la riforma serve anche a 27. Quindi a rallentare il processo di stabilizzazione dei Balcani non aiuta il consolidamento interno dell'Unione Europea. Quindi c'è bisogno di un nuovo momento, di un nuovo trattato e naturalmente la riforma interna dell'UE è di là da venire, è molto difficile che si possa realizzare in breve tempo. Grazie mille, dottoressa Chiodi, ancora una volta per un'esposizione veramente non solo interessante, ma appassionante, anche appunto, come sottolineavo prima, sul piano del suo coinvolgimento, della sua esperienza in questa area, in questa allargata area geografica che devo dire è di straordinario interesse sul piano bilaterale anche per l'Italia, oltre che chiaramente per gli assetti geostrategici del continente. Da questo punto di vista, allora chiudiamo l'odierno webinar e l'appuntamento che vorrei dare è tra 15 giorni, il 25 di maggio, quando avremo il piacere di avere qui il presidente del Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, il dottor Massimiliano Pilati, che molto gentilmente si è reso disponibile a prendere parte a questo ciclo di conferenze, dopo che purtroppo la partecipazione del Forum per la Pace ad un evento qui alla Campana, previsto per i 30 anni di attività del Forum, è stato stroncato dalle norme anti-Covid che, come sappiamo, non permettono questo genere di eventi. Per cui siamo riconoscenti al dottor Pilati per aver accettato, diciamo, questa forma, per così dire, compensatoria. E su questo concludo la serata. Ancora una volta, molte grazie alla dottoressa Chiodi e a presto risentirci.